Miei cari amici, che cosa ci eravamo posti dinanzi all'anima durante la scorsa riunione? Per l'essere complessivo dell'uomo era qualcosa di simile a ciò che un individuo compie in un momento della vita in cui voglia riflettere su esperienze o vicissitudini da lui avute in passato. Il ricordo, la memoria, sono esperienze dell'anima che si fanno nella vita ordinaria dell'anima, solo per ciò che riguarda la nascita e la morte, o meglio, per un lasso di tempo che ha inizio dopo la nascita, nella prima infanzia. Sappiamo che l'uomo, con la coscienza ordinaria, può arrivare a ricordare solo fino ad un certo momento della sua infanzia. Il resto lo viene a sapere da parenti o da conoscenti. Intendendo il lasso di tempo che abbiamo appena caratterizzato, noi parliamo di ricordo. Qui non è possibile esaminare in maniera più approfondita i concetti di ricordo e di memoria, e del resto non è questo necessario per il nostro fine. Ci basta porre dinanzi alla nostra anima il fatto che a queste due parole, quindi ricordo e memoria, appartiene il riflettere su esperienze e situazioni vissute nel passato. Ciò che abbiamo osservato nel video precedente è qualcosa di simile al ricordarsi, soltanto che non dovrebbe riferirsi solo a quello che è successo nella vita attuale, ma dovrebbe ampliarsi per condurci oltre la presente incarnazione e darci la certezza che abbiamo già vissuto un'altra vita prima di questa. Il ricordarsi deve diventare un processo di tipo più elevato rispetto a quello seguito nella vita quotidiana. Quando una persona che abbia imparato qualcosa più tardi lo estrae dal profondo della sua anima per utilizzarlo, in quel caso abbiamo un normale processo del ricordare. La volta scorsa abbiamo anche preso in considerazione l'altro processo che è anch'esso un evento dell'anima, ovvero in relazione ad una vita passata dovrebbe accadere qualcosa di simile, così da far sgorgare in noi quello che abbiamo vissuto nella vita passata. Non dobbiamo però pensare che tutto questo ci possa dare un'immagine esatta di quello che siamo stati in una vita precedente. Deve essere soltanto un aiuto perché riaffiori ciò che è scomparso nei recessi della memoria, proprio come il ricordarsi è un aiuto per la vita presente attuale. Quindi riassumiamo ciò che abbiamo detto in relazione alle vite passate. Con un po' di conoscenza di sé ci salta all'occhio qualcosa di cui diciamo: sappiamo che questa cosa è effettivamente avvenuta. Riconosciamo il contesto in cui si è verificata e ci diciamo: sei stato superficiale. Per questo è comprensibile che quella cosa sia andata in quel modo, cioè è dipeso dal tuo modo di essere. Ma esistono anche parecchi avvenimenti dei quali non riusciamo a capire come possano dipendere dalle forze della nostra anima. E allora parliamo di colpi del destino, di coincidenze casuali, perché non riconosciamo il modo in cui queste cose sono collegate con noi. Sono esperienze dell'anima nelle quali, in un certo qual modo, ciò che chiamiamo il nostro io ordinario si sente avulso dalla situazione di vita nella quale si trova.
Facciamo l'esempio di qualcuno che viene destinato dai suoi genitori ad esercitare una data, una certa professione, ma che senta di volere fare altro. Se ci poniamo in una situazione di questo tipo, dobbiamo dirci: eravamo fin lì in una situazione di vita da cui ci siamo tratti fuori da noi stessi con la nostra propria energia, grazie alle nostre simpatie e alle nostre antipatie. Quindi si tratta di un cambiamento che abbiamo prodotto noi stessi tramite la nostra volontà. Ecco, un tale esercizio si può fare ovviamente soltanto riguardo a ciò che è accaduto realmente nella vita. Se qualcuno pensa di aver sbagliato professione solo perché è diventato un navigante, allora non si tratta di impulso della sua volontà. Ciò vale solo per una condizione di vita in cui abbiamo creato una svolta con la nostra volontà. Non prendiamola però come se in caso di tale svolta del destino dovessimo pentirci e ripensarci, tornando indietro tutti contriti alla vecchia condizione di vita. Non si tratta qui del verificarsi di conseguenze pratiche, ma di processi di coscienza. E allora va detto che quando prendiamo coscienza energicamente di quanto ci accade, e non diciamo che ci è capitato così a caso, ci dedichiamo all'esperienza interiore descritta qui di seguito, che sto per dirvi. Ovvero noi diciamo a noi stessi: mi immagino che quello che io all'epoca non volevo invece sia stato qualcosa in cui mi sono imbarcato con le più grandi forze di simpatia. Con questo si vuole dire che quella cosa la si è voluta con tutte le proprie forze. Proviamo ad immaginarci con tutta l'energia possibile. Le cose di cui mi sono fatto l'idea che siano accadute per caso, le penso come causate da me. Un esempio: una pietra si stacca da un muro e mi cade sulla spalla, causandomi del dolore. Devo immaginare me stesso che salgo sul tetto, allento quella pietra, corro di nuovo giù in strada e faccio in modo che mi cada addosso. Ora, la cosa suona grottesca, ma facendo continuamente un esercizio tale, ci poniamo nello stato d'animo di chi ha decisamente voluto proprio quello da cui voleva scappare a gambe levate. Naturalmente la cosa non funziona se facciamo questo esercizio solo una, due o anche tre volte. Succede qualcosa solo se lo facciamo in maniera sistematica, ripetitiva. Dobbiamo proprio dipingere con viva immaginazione colui che ha voluto quell'evento dal quale noi volevamo sfuggire. E a quel punto faremo un'esperienza singolare, e cioè che l'immagine di questa persona non ci lascia più. Ci fa una strana impressione, come di qualcosa che ha profondamente a che fare con noi. E se raggiungiamo un certo grado di finezza nel condurre questo tipo di esercizio, allora scopriremo una somiglianza tra una tale immagine ed un ricordo che facciamo scaturire dalla memoria. Un'immagine mnemonica, però, è qualcosa di puramente esteriore, cioè di intellettivo, mentre quello che in questo caso si va ad estrarre dall'anima è intriso di sentimento. Noi viviamo dei sentimenti nei confronti di quell'immagine che noi stessi ci siamo costruiti. Il sentimento è quello che conta.